È suonata di nuovo la campanella negli istituti delle Marche. Oggi, dopo mesi di didattica a distanza nella provincia di Pesaro Urbino, sono tornati in classe circa 40.000 studenti, tra scuola delle infanze, elementari, medie e superiori. 100 fino alla terza media, i più grandi invece ripartono a turni, metà in aula e l'altra metà a casa, collegati attraverso tablet e PC. Uno sforzo organizzativo importante per garantire a tutti le stesse opportunità. E questa mattina, all'uscita da scuola, la maggior parte dei ragazzi si è dimostrata entusiasta. Come è andato questo rientro a scuola? È andato bene. Preferite la didattica in presenza o a distanza? Sì, a distanza perché così siamo tutti messi nelle stesse condizioni, però in presenza perché allo stesso tempo possiamo uscire da casa. No, si sta bene comunque, non si sente la differenza, è stata anche improvvisa ma ci si abitua, ci siamo già passati una volta. E adesso così fino alla fine dell'anno scolastico, pensate, un po' a casa, un po' a scuola? No, comunque va bene. Diciamo che questa modalità che la scuola ha adottato funziona. Meglio di una settimana sì, una settimana no. Vi sentite comunque sicuri con queste modalità e anche il rispetto delle norme anti-Covid? Sì e no, dipende. Avete ancora un po' timore dei contagi? Beh sì, quello sì, però tipo per andare avanti intanto per la spiegazione, tipo per seguire c'è una concentrazione maggiore rispetto a quello di casa. Qualcuno è già stato interrogato oggi? No. È andata bene? Sì. Com'è andata oggi questo rientro sui banchi? Bene, cioè siamo contenti anche perché era da molto che non venivamo a scuola. È stato un po' come il primo giorno. Qualcuno interrogato? No. Niente compiti in classe? No. Quindi è andata bene oggi? Sì, tutto sì. Bene. Preferite questa modalità comunque che parte della classe può rientrare a scuola? Beh, almeno sì, rivediamo i compagni. Sarebbe preferibile ovviamente a tornare al 100%, ma vista la situazione questo è meglio che sono riusciti a fare, quindi sì. È stato difficile questo periodo? Un po'. Però ci siamo tutti comunque in contatto con i gruppi WhatsApp, così le chiamate, e sì, si va avanti. Quindi bene o male la tecnologia vi ha aiutati? Sì, a voglia, cioè è stato molto importante anche per mantenersi in contatto.